Non sono d'accordo sui test per i magistrati. A me preoccupano, ad esempio, più i nostri governanti per le gravi responsabilità che su di essi gravano. Giorgia Meloni, con questa strategia di invio di armi a oltranza, ci sta portando verso la terza guerra mondiale. E poi non fa dimettere la ministra Santanchè, accusata di una truffa aggravata sull'utilizzo di fondi Covid che avevamo stanziato per i lavoratori. Ma ci penseremo noi. Porteremo questa mozione di sfiducia in Parlamento e la faremo votare. Il governo ha deciso una nuova stretta sul superbonus per arginare, spiegano, un sistema malato. È davvero malato? Quindi malato c'è solo il racconto di questo governo che crea danni economici e non ha una sola misura per la crescita e il rilancio economico del paese. E poi ricordiamoci che il centrodestra ha chiesto e ottenuto proroghe per il superbonus e addirittura mezzo governo ha usato i bonus edilizi. Sa qual è la verità? La verità è che il PIL in 3 anni è cresciuto del 13,2%. Abbiamo ridotto il rapporto debito-PIL di 17,6 punti sempre in 3 anni. Abbiamo creato 1 milione di posti di lavoro. Dati Istat sulla povertà, un segnale secondo voi di una situazione drammatica. Che cosa proponete? Con questo governo abbiamo il record di poveri assoluti, 5,7 milioni di cittadini. Dobbiamo assolutamente intervenire, perché mentre stanno i cittadini perdendo casa per i mutui elevati, il governo lascia che le banche si dividano 28 miliardi di utili, di extra profitti. Interveniamo con una norma da votare domani mattina sugli extra profitti. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.